C'è di nuovo grande equilibrio in cima alla classifica del campionato di eccellenza. La Frattese compie un mezzo passo falso, favorendo il rientro dello Stasia che, trascinato da Stellato, batte per 2-0 la Putiolana, avvicinandosi a meno 3 dal primo posto. I nerostellati, come detto, steccano contro il San Giorgio, non andando oltre l'1-1 contro una formazione decisamente ridimensionata. Ma la scorsa è stata la giornata dei passi falsi, visto che anche il Giuliano ha steccato ed in modo clamoroso in casa contro il Portici, perdendo nel finale grazie al gol di Corace. Si ferma anche la Virtus Volla, che viene raggiunto nel finale dal Miano, mentre San Marco Trotti è quarto dando vita ad uno scoppiettante 2-2. E nel prossimo turno le prime due della classe saranno impegnate contro due inseguitrici, con la Frattese che andrà a far visita alla Virtus Volla e lo Stasia che ospiterà il Procida. Non sarà una giornata facile neanche per le altre squadre di alta classifica, con il San Marco Trotti impegnato a Casalnuovo, con il quarto che ospiterà la Sibilla ed il Giuliano che sarà ospitato dalla Putiolana. Il San Giorgio, dopo gli ultimi due risultati positivi, cercherà di accumulare altri punti preziosi in casa contro il Mari. Stesso discorso per il Portici, che però ospita un insidioso Miano. A Calise di Forio andrà in scena invece un importantissimo scontro salvezza, quello tra i biancoverdi di Buonocore ed il Neapolis, due squadre alla disperata ricerca di punti. I'm turning up the radio.